Sfortunatamente a volte i reporter o comunque personaggi davanti a uno schermo in diretta si dimenticano appunto di essere in diretta televisiva. Cavolo, capita a tutti di sbagliare, ma a volte da queste distrazioni sono nate scene a dir poco epiche e che ricorderemo per tutta la vita. Volete capire meglio? Lo so, e quindi mi raccomando rimanete fino alla fine. E come sempre state seduraiati per un'esperienza a 360 gradi. Credo dicano così a Gardaland nei cinema 4D o boh. Anzi, chi se ne frega, partiamo. Numero 15. Alcuni davanti alle telecamere durante le dirette dei reporter vogliono solo fare gli asini e saltellare qua e là. Altri magari salutare la propria mamma e altri ancora sponsorizzare se stessi pur di ottenere un po' di fama. Poi abbiamo un signore che era semplicemente curioso ed è ciò che ha spaventato maggiormente la donna delle news. Insomma, se ti arriva uno dietro mentre stai parlando di cose importanti, è normale reagire così, immagino. Per di più con uno sguardo così simpatico, senza nemmeno sbattere le palpebre. Numero 14. Avete presente quando vi dicono di essere pronti almeno una decina di minuti prima per non farvi trovare impreparati a un evento importante o anche solo ad un'uscita? Ecco, è un fattore di vitale importanza nel mondo lavorativo. E anche con le uscite tra amici. Io sono sempre pronto almeno mezz'ora prima, ma ho amici che riescono a tardare perfino senza traffico in strada o fattori esterni di rilievo. Insomma, dei ritardatari del cavolo. Scusate, mi ero un attimo perso nella mia vita inutile. Tornando a noi, ecco un piccolo esempio di una persona che si è dimenticata di prepararsi. Insomma, stava intensamente osservando una biro per essere sicura sia pronta nell'uso. Nel caso ci sia da annotare, credo, qualche parola. Io sinceramente non ho mai visto un reporter utilizzare questi strumenti in diretta, quindi credo siano per bellezza, che dite? Numero 13. Alcune celebrità sono contente di essere riprese dai fan, altre invece diciamo un po' meno, come questo signore. Lo spintone è stato veramente di classe e diciamo che sono dalla sua parte questa volta. La storia dietro è molto semplice. Il reporter aveva chiesto al fan sfegatato munito di cellulare e occhi luccicanti di spostarsi perché stava per cominciare la diretta e che gli avrebbe fatto un autografo dopo, ma lui non ha capito benissimo. E con un sorriso a 32 denti ha continuato a importunarlo, quindi sono servite le maniere forti. Alla fine, secondo le fonti, gli ha comunque lasciato un autografo. Numero 12. È molto difficile tenere sempre un comportamento adeguato. Io ci provo, per esempio, ma se faccio il serio per più di 10 minuti rischio di scoppiare, quindi di tanto in tanto in preda alla follia devo per forza ridere anche senza un valido motivo. I reporter non sono come me, ma sfortunatamente alcuni fattori esterni li costringono spesso a perdere la loro compostezza e diventare un pochino pazzerelli, come questa donna che ha scoperto che i pesci possono vivere anche dopo essere stati catturati. La parte più interessante è il fatto che il signore stesse cercando con tutti i suoi poteri di Saiyan di non toccare parti strane durante la caduta. Quella mano sembrava quasi morta, ma in realtà non ha fatto nulla di male. Onore a te, cavaliere, che sei riuscito a resistere tanto a lungo. Numero 11. Sapete quali sono le dirette televisive che preferisco? Quelle giapponesi. Nei loro show accadono cose fuori dal mondo. A volte si mangiano delle scarpe, altre volte appaiono personaggi discutibili. Non so, ma il loro umorismo mi attira sempre. Ecco per esempio una reporter che non ha avuto una bellissima giornata. Ma non è soltanto la scena in sé a essere alquanto strana, bensì la storia dietro. L'emittente si era messa d'accordo per intervistare i signori, non so su cosa di preciso, e quindi nessuno doveva spalare tutta quella neve in testa alla reporter, ma sembra si volessero divertire, quindi hanno rotto tutti i patti per quel piccolo momento di gloria, e ci è rimesso la povera infreddolita giornalista giapponese. Numero 10. Lavorare da casa dopo tutto non è semplice, specialmente per i giornalisti che devono stare attenti a fattori come ambiente circostante, animali invasivi o padri senza maglietta. Jessica Lange è una reporter che è diventata famosa specialmente per questa piccola clip. Durante la quarantena era rimasta a casa dei suoi genitori e visto che non poteva uscire ha fatto alcuni reportage direttamente da lì.
Il problema è che il padre, bisognoso forse di mangiare qualcosa o semplicemente di andare a riflettere sulla vita, si è intromesso involontariamente, facendo diventare virale la giornalista con questo video. Numero 9. I compiti dei cameraman ovviamente sono molto importanti, tra cui gestire anche l'attrezzatura in generale. Questa parte a quanto pare richiede molta dedizione, anche se in questo caso l'operatore ha leggermente esagerato. Sì, esatto, la giornalista aveva problemi con il suo auricolare e lui a quanto pare ha pensato di darle una leccata all'orecchio per riuscire a, non so proprio cosa volesse fare con il suo orecchio. Giustamente lei è rimasta scioccata dalla situazione. È solo un collega, ma si è permesso di fare cose che non doveva assolutamente fare. Nonostante tutto, comunque ha condotto in modo eccellente ed è tornata a casa fiera del suo lavoro. Numero 8. Molti sono i nemici dei giornalisti, il clima, le auto o gli insetti. Ma tranquilli, non sono soltanto le donne ad aver paura di questi esseri provenienti dall'inferno. Anche gli uomini forzuti e virili possono spaventarsi davanti a un coso volante piccolo quanto un pollice. Ehi, avrei avuto la stessa reazione se devo essere sincero. Numero 7. Abbiamo ora un momento classico della TV che forse ha dato inizio a tutto il 2020 nel peggiore dei modi. Ovviamente stavo scherzando. E sicuramente il Papa è stato leggermente irritato dal fatto che gli abbia strattonato il braccio come se volesse strapparglielo via dal corpo. Mi chiedo ancora oggi per quale motivo la signora abbia voluto per forza stringergli la mano violentemente. Aveva dei sogni particolari da realizzare e voleva la benedizione forzata del Papa? Numero 6. Avete presente i Jenga? Ecco, io non ci ho mai giocato perché non ho pazienza. Addirittura quando faccio la fila al supermercato e vedo che dura più di 2 minuti cambio cassa, illudendomi che il tempo diminuisca, ma vabbè. Comunque è un gioco con dei legnetti dove si costruiscono torri. Il primo che fa cadere questa torre perde. Alcuni però utilizzano questi legnetti in modo molto fantasioso, creando delle vere e proprie opere d'arte che a volte richiedono settimane per essere ultimate. Come un uomo ad una competizione che aveva messo su la torre pendente di Pisa, ci ha impiegato giorni e giorni, e un intervistatore ha deciso che quello sarebbe stato il suo giorno peggiore nella vita. Aveva attorcigliato il filo del microfono intorno alla torre e questa è caduta. Alla fine, mentre se ne stava andando, era talmente triste il creatore che non lo ha nemmeno guardato in faccia. Immaginate giorni e giorni di lavori buttati nel cesso in questo modo. Numero 5. Ci sono persone che sotto la neve decidono di non uscire proprio. Altre che vogliono prendere a pallate in faccia i loro amici, altri ancora, una tazza di cioccolata calda. E per concludere, i migliori in assoluto vogliono ballare come non hanno mai fatto e creare del vibe in diretta TV. E devo dire, mi piace molto questa categoria di persone. Numero 4. Tanti in estate cercano di mettersi in forma per prepararsi e mostrare la pancia in pubblico in spiaggia e dimostrare di avere almeno un quarto di tartaruga. Ma non parlo solo di esseri umani, anche di gatti. Come per esempio Holly, che è fuori forma a causa dell'alimentazione incontrollata. I suoi padroni, per aiutarlo a dimagrire, hanno deciso di iscriverlo a dei corsi di nuoto. Sì, avete sentito bene. Non ha paura dell'acqua e il veterinario ha detto che un po' di nuoto di tanto in tanto lo avrebbe aiutato. E così la notizia è diventata virale, andando pure a un notiziario locale della città dove abita. Qui la giornalista incaricata di commentare il tutto ha avuto un piccolo attacco di risate incontrollate. Non è riuscita a resistere alla tenerezza di Holly e al fatto che il nostro micione abbastanza robusto sia stato costretto a nuotare con il salvagente addosso. Numero 3. Abbiamo adesso una storia davvero commovente di una reporter e di un bambino. In pratica era iniziata la scuola e questa reporter doveva commentare la cosa come fanno ad ogni notiziario ogni settembre. L'unico problema è che ha fatto piangere un bambino. Ovviamente non l'ha fatto apposta. Il piccolo, alla domanda «ti mancherà tua mamma?», non è riuscito a trattenere le lacrime. Oh,
Chi non ha pianto il primo giorno di elementari o asilo? Alla fine la storia era diventata virale e i due si erano pure rincontrati 2 anni dopo per parlare di quell'evento e credo farsi anche 2 risate stavolta. Numero 2. In uno show televisivo era stato chiesto a una signora di fare una specie di ballo o movimento psichedelico. Non ho capito bene, alla fine ha provato a farlo. Il problema è che bisognava stare con le gambe all'aria, con la schiena sul pavimento. Ovviamente con i vestiti che hanno una gonna è meglio non farlo in diretta TV. Gli spettatori dal vivo hanno avuto un buon momento di show. Numero 1. Adoro le dirette televisive quando si presentano i soggetti più carismatici mai visti. Alcuni ballano come abbiamo visto prima, e il top del top è quando bevono dell'acqua da un vaso con una pianta all'interno. La cosa più bella è che faceva finta di gustarselo come se fosse vino, un vero sommelier. Noi finiamo questa classifica, ma ci rivediamo domani. Ovviamente solo se avete lasciato like potrete vedere il prossimo video. No, scherzo, potete vederlo lo stesso, ma un mi piace non farebbe affatto male al mio piccolo cuore docile. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.